14. Contatto dell'immagine 12, 15, 27 e mezzo. L'altare si trova nella cappella che è immediatamente a sinistra di come presbiterio. Questa qui è la palestra. Quell'altare è stato dedicato da Gregorio XIII un anno dopo la riforma del calendario. A quel tempo Gregorio XIII non poteva immaginare che qui sarebbe stata verificata la sua riforma del calendario, perché nessuno aveva in mente di creare questa linea meridiana, non esisteva, ne esisteva una a Bologna, fatta da Ignazio Danti, che aveva lavorato al progetto del calendario, e poi fu rifatta da Cassini nel 1655, e questa è la meridiana che corregge tutte le incertezze della precedente realizzazione. 16:36 è il momento del meridiano, del transito del sole. I segnali che sto mettendo mi serviranno per fare questa misura che vi ho detto dall'equinozio, quindi utilizziamo la meridiana anche nello spirito di Francesco Bianchini. Qualcuno di voi mi può chiedere: ma cos'è 86 e 85? Sono 86%, 85% dell'altezza del foro stemmatico. 40 invece è la distanza dallo zenit del centro del Sole. Quindi il Sole in questo momento si trova 40 gradi e mezzo dallo zenit. E quindi si trova 49 gradi e mezzo dall'orizzonte. Sappiamo esattamente, è come un grande sestante questa meridiana. L'uscita la osserviamo alle 12:17. E 46 secondi e mezzo. Nel video potremo vedere un fotogramma alla volta.